A Verissimo la prima intervista di Brando e Raffaella dopo Uomini e Donne. I due si sono aperti circa un tasto dolente che li accomuna. Per la prima volta dopo la scelta avvenuta qualche settimana fa nel salotto di Uomini e Donne, Brando e Raffaella si sono concessi a Silvia Toffanin per la loro prima intervista. Il giovane ex tronista ha dichiarato che quando è giunto a Napoli nella sua città ha capito che lei doveva essere la sua scelta. Vivere la sua quotidianità mi ha aperto un mondo. Raffaella invece, ha definito l'esterna più importante quella in cui Brando l'ha definita casa. Naturalmente a Verissimo hanno rivissuto anche il momento in cui la scelta non è avvenuta per la forte indecisione di Brando, che tra la sua attuale fidanzata e la rivale Beatriz, non sapeva cosa fare. Successivamente la conduttrice ha affrontato un momento molto emozionante e non felice che riguarda i due giovani molto da vicino. C'è una cosa che li unisce nel profondo e che riguarda la loro famiglia e il modo in cui sono cresciuti. Brando e Raffaella, il loro tasto dolente nello studio di Verissimo. Sia Brando che Raffaella hanno avuto e hanno tuttora un rapporto conflittuale con i loro papà. Le madri sono state un punto di riferimento totale, e Silvia Toffanin ha mostrato un filmato di entrambe che hanno fatto i complimenti ai ragazzi augurando loro tutto il bene del mondo. Se la giovane ha ammesso che ogni tanto sente il padre al telefono, ma che non lo reputa una figura determinante in quella che è stata la sua crescita a differenza di quello che ha significato la sua mamma, le parole di Brando sono decisamente state più forti. Voglio pensare al bel ricordo che ho di mamma e papà, quando stavano insieme e io ero piccolo. Vivevamo in America e ho ben impressa quella famiglia. Avevo 10 anni quando si sono separati e non l'hanno fatto nel migliore dei modi. Avevo bisogno dell'affetto di mio padre, c'è sempre stato quello di mamma e dei nonni, ma è un vuoto incolmabile che mi ha fatto tanto soffrire. Il ragazzo ha continuato affermando che la sua corazza apparentemente da duro e insensibile, è una sorta di scudo protettivo che lo ha aiutato in questi anni. Tutti e due i ragazzi, innamoratissimi e felici dopo la scelta, hanno definito questo argomento un tasto dolente che li accomuna e che li ha avvicinati nel profondo. Ora hanno il loro amore e le due madri, che li accompagneranno in questo meraviglioso viaggio appena cominciato.